Presentato nella sala della mostra permanente Simon Benetton a Valdobbiadene, il libro L'altra faccia della luna. Com'era la vita di Mario del Monaco dal punto di vista di chi gli è sempre stato accanto, Odino Marcon. È un libro che io, approfittando di 30 anni che sono stato accanto a Del Monaco, sto raccontando la vita privata, la vita spicciola, la vita umana di Mario. Ed è una chiave di lettura che ci permette di approfondire meglio e capire meglio l'artista. Beh, Com'era vivere con Mario del Monaco? io sono stato baciato della fortuna. Non ho mai fatto l'abitudine, ho sempre avuto una grande soggezione, anche se lui era una persona di una semplicità e di una umanità incredibile. D'altronde, questo si spiega che la voce di Del Monaco, cantando in italiano, era comprensibile in tutto il mondo. Il territorio, una risorsa in continuo mutamento che ha bisogno di essere rispettata e tutelata. È da questa considerazione che è nata dalla Fondazione Francesco Fabbri l'idea di riunire le principali autorità del Nord-Est per discutere sul rapporto tra benessere e territorio e sulle ricadute sia positive che negative che la tecnologia ha su di esso. Un momento di confronto, quello avvenuto lunedì 9 ottobre presso il ristorante Il Barco di Pieve di Soligo, che ha visto intervenire in prima battuta quattro personaggi autorevoli che dai loro osservatori riescono a percepire ciò che sta accadendo nel territorio. Renata Codello, direttrice del segretariato regionale del Ministero dei Beni, delle Attività Culturali e del Turismo per il Veneto, Alberto Felice De Toni, rettore dell'Università di Udine, Pierluigi Sacco, consulente istituzionale del Ministro della Cultura dell'Unione Europea, e Filiberto Zovico, ideatore di Venezia Post. L'obiettivo è stato quello di osservare e dibattere attorno a temi come comunità, socialità e sviluppo condiviso. Un confronto che ha evidenziato lo sviluppo socio-economico del Nord-Est degli ultimi anni, e in particolare il ruolo delle fondazioni, divenute ormai strumento di attivazione di politiche e azioni a livello sia nazionale che locale. Non da ultimo, pensiero centrale dell'incontro dibattito è stato riconoscere il ruolo primario della cultura, come collante e fondamento da cui parte l'intera valorizzazione del territorio. Lorenzo Marini, Creative Director di Lorenzo Marini Group, è stato a Pieve di Soligo presso l'Auditorium Battistella Moccia per un confronto pubblico su idee e pubblicità. Un dibattito rivolto principalmente a imprenditori e commercianti per confrontare e confrontarsi tra mondo produttivo e di comunicazione. Da 20 anni Art Director, per le sue idee ha ottenuto numerosi premi, tra cui il Leone d'Oro di Cannes al Festival Internazionale della Pubblicità. Del fatto che le idee producono soldi e i soldi non producono idee, del fatto che viviamo in una società dove l'estetica è più importante dell'etica, purtroppo, e dove l'apparire è più importante dell'essere. Ma c'è una notizia bellissima, che diventeremo sempre tutti più creativi, che diventeremo sempre più comunicatori, perché stiamo vivendo in una società dove è impossibile non comunicare. E dunque l'importanza dell'immagine diventa fondamentale per le marche, per i prodotti, ma anche per noi stessi. Una storia di famiglia. Questo è il titolo del libro che il gruppo sbandieratori Città di Feltre ha presentato domenica 15 ottobre in occasione della seconda giornata della bandiera Carmelo Lauretta per festeggiare i 35 anni di attività. Una giornata all'insegna dell'amicizia e dell'incontro, con una coreografia che solo un gruppo così affiatato riesce a dare. Serata all'insegna della musica, all'interno della Galleria d'Arte Simon Benetton di Valdobbiadene. Domenica 15 ottobre,
Giovanni Miani e Dania Lascialfari hanno allietato il pubblico con una serata all'insegna di canzoni moderne e storiche. Una serata, quella all'interno della galleria, parte di un calendario ricco di appuntamenti che vede il coinvolgimento costante di personaggi illustri. Io sono un cantante di musica dance, primariamente sono amico di Roberto e siccome mi piace molto Elvis, sono venuto qua a fare un po' di canzoni di Elvis, perché siamo tutti e due fans di questo grande artista e ci divertiamo un po' così. Stasera canto delle canzoni in cui ci sono alcune dello Zecchino d'Oro, per esempio anche country, delle cordezze, un po' di tutto. Una serata memorabile, quella organizzata dal Comune e dalla Proloco di Segusino sabato 7 ottobre per il collegamento in videoconferenza con Cipilo, paese messicano gemellato da 35 anni con Segusino e composto da discendenti di coloni veneti emigrati ed insediati nelle terre messicane 135 anni fa. È stata veramente una serata intensa e toccante e carica di sentimenti, credo. È stato innanzitutto perché l'abbinamento tra questa tecnologia, diciamo, della videoconferenza e applicata, diciamo, in un contesto dove c'erano comunque tante persone, anche anziane, che erano presenti al gemellaggio 35 anni fa, che poi sono state a Cipilo tante volte, avevano instaurato dei legami molto profondi con dei cittadini appunto di Cipilo. Per loro rivedersi così sullo schermo all'inizio è stato un po' forse disorientante, e poi quando hanno capito che effettivamente come funzionava il meccanismo si sono anche lasciati andare, quindi a manifestazioni di sentimento e di vicinanza, si sono salutati, hanno scherzato tra di loro, quindi è stato bello. E io sono per metà segusinese e per metà cipilena, mia mamma è di Cipilo, mio papà è di Segusino, e proprio nell'occasione del centenario della fondazione di Cipilo, nonché del gemellaggio tra Segusino e Cipilo, i miei genitori si sono conosciuti. Un anno dopo sono nata io e... Quindi siamo di fronte a una Segusino-Cipilena. Esatto, sì, si può dire proprio così.